Ci sono tantissimi motivi per cui non possiamo fare a meno di parlare della Aston Martin DB11. Beh, il primo perché è meravigliosa, guardate qui che supercar, che eleganza, puro stile British. Il secondo perché è la prima che nasce dopo con la gestione di Andrea Bonanomi. E il terzo è perché è la prima supercar che nasce grazie alla nuova collaborazione di Aston Martin con il gruppo Daimler. Ma iniziamo dal design per vedere un po' come è fatta questa nuova supercar. Beh, si ispira alla DB10, quella supercar sviluppata, disegnata per comparire nell'ultimo film di 007, e quindi fari assolutamente moderni, ovviamente a LED, la calandra tipica Aston si è allargata molto. Il telaio su cui viene costruita quest'auto è un'evoluzione dell'architettura in alluminio classica delle Aston Martin precedenti, e ricordiamo che questo modello è l'erede della DB9. Ma intanto andiamo a vedere come è fatta la fiancata, perché oltre ad essere splendida, a mio modesto avviso, nasconde anche delle chicche non da poco, come gli Aeroblade. Guardate questo montante, che però ha una precisa funzione aerodinamica, perché simula praticamente la presenza di un alettone generando deportanza. E poi mi hanno aperto la portiera, quindi non posso fare a meno di parlarvi degli interni, che sono una vera meraviglia. Ho la fortuna di poter salire su questo gioiello. Ovviamente lo stile è molto British, quindi grande eleganza, sobrietà, non ci sono eccessi, ma anche grande tecnologia, come dimostra la strumentazione che ho davanti, che è interamente digitale. I più attenti di voi avranno già notato però qualcosa. Qui dentro ci sono tanti indizi che ci fanno capire che questa auto nasce in collaborazione con il gruppo Daimler. Guardate per esempio questo touchpad, è preso pari pari dalle Mercedes di ultima generazione. La pelle dei sedili, cosa vi posso dire, ovviamente è morbidissima, di fattura artigianale, ed è veramente un piacere stare a bordo di quest'auto. Ma andiamo intanto a vedere come è fatta dietro, perché è veramente originale, e poi parliamo del motore. Ed eccoci dietro. Per certi aspetti, non so a voi, ma a me ricorda la 177, perché è veramente, sembra quasi un concept, è veramente originale il posteriore di quest'auto, due immensi terminali di scarico, e poi guardate questo gruppo ottico, è veramente fuori dagli schemi, originale, sembra una lingua di luce ricavata nella carrozzeria. Sotto al cofano di quest'auto troviamo un nuovo motore. Questo è l'ultimo motivo per cui è fondamentale parlare di quest'auto al Salone di Ginevra 2016, perché troviamo il primo V12 biturbo mai utilizzato in Aston Martin. Ovviamente anche questo arriva dalla galassia Daimler, è stato però messo a punto in Inghilterra, ed è in grado di erogare su questa supercar 608 cavalli grazie a una cilindrata di 5 litri e 2. Le prestazioni sono qualcosa di fenomenale. Ovviamente quest'auto può arrivare a toccare i 322 km/h e scatta da 0 a 100 in 3,9 secondi, nonostante il peso non sia proprio un vero e proprio peso piuma, perché si toccano i 1770 kg sulla bilancia. Ovviamente noi speriamo di guidarla presto e di raccontarvi come sarà da guidare questa meraviglia made in England, e quindi continuate a seguirci su automoto.it.